E continuiamo i programmi nelle mitiche frequenze di Radio Gamma 5, 94 MHz, l'emittente davvero volvente che smuove e libera la mente. Un caro saluto da Corrado e da Elio. E siamo a una nuova puntata di Appunti di Antroposofia di oggi, lunedì 4 luglio 2022. Sempre con l'augurio di una bella serata conoscitiva in compagnia di amiche ed amici e nuovi ascoltatori e vecchi ascoltatrici e ascoltatori. Stasera affronteremo delle tematiche molto particolari che andranno a indagare su aspetti del vivere individuale e sociale non materialmente percepibili, ma che tanta influenza hanno sui nostri pensieri, sentimenti e comportamenti, e si può dire addirittura che governano la nostra vita, per cui diventa indispensabile avere contezza di queste forze e dimensioni che influenzano la nostra quotidianità e che possono spiegare accadimenti che spesso non si riescono a spiegare con la normale razionalità, Corrado. Sì, in effetti stasera parleremo di qualcosa di spooky. Spooky, ma cioè spooky non è sputi, è un'altra cosa, No, cos'è? spooky. Spooky, qua adesso mi metti in difficoltà perché sai, io non sono un poliglotta come Spooky in inglese vuol dire qualcosa che ti può far venire i brividi di paura, te. ecco. Però non voglio dire altro perché non voglio anticipare il tema nell'esattezza Già di mi hai messo un stasera. po' di soggezione, speriamo che non sia così da brivido, insomma, la cosa. Comunque, a parte qualche battuta così giusto per sciogliere i ghiacci, visto che le temperature sono temperature, come dire, da polari. Sì. Allora, come si sa, l'approccio conoscitivo di questa rubrica si basa sul presupposto dell'esistenza di un mondo di forze e di esseri presenti, agenti oltre la cortina del visibile, cioè di un mondo sovrasensibile che però può essere percepito e visto grazie a facoltà animiche che tutti possiamo sviluppare, come peraltro sono state già sviluppate da uomini come noi, che però, grazie a un grande lavoro su di sé, hanno raggiunto questa capacità extrasensoriale. Si tratta dei cosiddetti iniziati, tra i quali uno dei più grandi dei nostri tempi è stato Rudolf Steiner, che grazie a queste facoltà, sviluppate con un potente lavoro personale, ha dato all'umanità un sistema di conoscenze impressionante su tutti i campi dello scibile umano. Quindi il presupposto è che esistono questi mondi sovrasensibili, popolati da esseri, gerarchie, possiamo dire strutture anche organizzate di vari livelli, che agiscono, influenzano il mondo visibile e umano, e che possono essere positive o negative, benefiche o malefiche. Ma addirittura queste strutture di esseri o energie organizzate possono essere create dai comportamenti, sentimenti, pensieri che gli uomini producono ripetutamente e in modo esteso. Si dice infatti che i nostri pensieri creano mondi. E allora questa sera rivolgiamo la nostra indagine a queste importanti realtà e fenomeni e lo faremo con due graditissimi ospiti che andremo a salutare tra poco e che tratteranno i temi. Dalle 18 alle 19:30 il tema è egregore e altri aggregati energetici che influenzano la nostra quotidianità. E dalle 19:30 alle 21 entità che governano la vita dell'uomo, demoni e angeli. E abbiamo allora il piacere di andare a salutare il primo ospite, dovrebbe essere in linea con noi, Roberta Anastati. Roberta, ci senti? Ci sentiamo un po', come dire, debole, come volume. Sentite debole, aspetta, provo ad avvicinarmi così mi sentite meglio? Non tanto, non tanto. Tanto pensavo questa così. Prova Corrado a sentire su, Sì. sentire sull'apparecchio esterno come Ok. si sente. Allora, adesso Corrado va nella saletta esterna, poi magari si chiude le porte. E vediamo se tu prova così a darci saluto. Ecco, adesso lui è uscito, vediamo che esito ci porta. Speriamo che si sente? Sì, Chiudi, si chiudi sente bene la porta. bene? Dice che ci sei, che ti sentiamo bene. Vabbè. Io purtroppo qua in studio ti sento flebilmente, adesso proverò a mettere anche le cuffie. E quindi vediamo un po' No, io come con va. le cuffie ti sento bene, Roberta. Ah, buono, buono, allora poi le metto Ciao anch'io. Corrado, Ciao, perfetto, ciao. dai. Allora, cara Roberta, abbiamo così
questa tua disponibilità ad essere con noi e ti ringraziamo tantissimo. Roberta Nastati. Nastati è un nome che mi ritorna un po' familiare. Non è che per caso hai qualche collegamento con Nastati che noi ogni tanto intervistiamo qui in radio? Sì. Ecco, ecco. Allora, ti do un po' una breve presentazione di curriculum. Roberta Nastati, medico veterinario, ricercatrice e praticante nella terapia olistica e le scienze dello spirito antroposofica, autrice, formatrice, responsabile scientifico dell'Istituto di Ricerca Eureka. Allora Roberta, noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi diciamo abbiamo bene o male un rapporto, possiamo dire, familiare, no? Il tema allora di questa sera è egregore e aggregati energetici che influenzano la nostra quotidianità. Allora abbiamo un titolo importante, anche se forse un po' enigmatico, perché penso che il termine egregora non sia tanto comune, e anche aggregati energetici stimolano una certa curiosità, se non proprio attenzione. E quindi abbiamo con te una bella occasione per conoscere queste importanti realtà e dinamiche con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, e cosa molto importante da conoscere, influenzano i nostri pensieri, le emozioni e i comportamenti. C'è da dire che questa tematica è stata per te un campo di ricerca importante, iniziato anni fa anche in collaborazione con altri ricercatori, e che ha prodotto una edizione Eureka nel 2013 dal titolo Le catene inconsce, loro accettazione, trasformazione per il cammino verso la libertà, dove oltre alle egregore vengono approfondite anche altre forme di aggregazione energetica che influenzano le nostre anime e di cui magari poi nel corso della trasmissione tu ci parlerai. Ecco, allora, prima di darti così la parola, e che ti ascolteremo veramente con molto piacere e interesse, diciamo che per chi vorrà intervenire il numero per gli SMS è il 334-710-2672 e che la registrazione della trasmissione sarà sul canale Kelios con la K di Telegram. Allora, intanto ringraziamo Moreno Combinato che ci dà un buonasera, una buona trasmissione, grazie, grazie tantissimo Moreno Combinato, grazie dell'augurio, che abbiamo sempre bisogno. Cara Roberta, allora iniziamo, adesso io intanto mi procuro le cuffie così spero di sentirti bene anch'io. Ottimo, ma guarda Elio, hai introdotto in maniera molto valida, diciamo, non vorrei la pregiudizio, ma è così. Grazie. Sul pezzo. Sì. E infatti hai giustamente detto che dobbiamo anche valutare quello che è il piano sottile non manifesto. Noi siamo abituati nella nostra cultura contemporanea che crede solo a ciò che si tocca, no? Almeno molte persone sono su questa lunghezza d'onda. E invece appunto bisogna anche conoscere e interrogarsi sul mondo che non tocchiamo fisicamente, però che è ben presente. Adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Sì. E parlavamo di aggregati energetici, quindi andremo a definire che cosa sono, ma ci tengo prima di tutto, visto che si parlava di brividi prima, sì, che sono degli aggregati creati dalle persone in vita. Noi che stiamo parlando, che siamo in vita, possiamo creare, anzi continuamente ne creiamo gli aggregati energetici, ma ci sono anche aggregati energetici che sono creati dai defunti. E ci sono, ti dico anche questa chicca, ci sono degli aggregati energetici che noi creiamo e che non si riescono a dissolvere in maniera opportuna, adeguata, quando moriamo, e che ci aspettano sui pianeti, quando noi poi moriamo durante il nostro Kamaloka, lasciamo questi aggregati sui pianeti, nel nostro Kamaloka, che nella cultura cristiana sarebbe poi il purgatorio, e quando torniamo per una nuova incarnazione, stanno lì i nostri bagagli ad aspettarci e ce li dobbiamo riprendere in groppa per scioglierli nella successiva incarnazione, quella che stiamo per affrontare. Quindi in realtà è un mondo veramente molto molto pieno, ecco, sì, molto popolare, complesso, anche complesso, sì. È affascinante. Sì. E allora dicevamo che esiste un piano manifesto e un piano sovrasensibile.
E volevo giusto un attimino ricordare magari per le persone meno esperte di antroposofia un attimino appunto questa suddivisione di quelle che sono proprio gli atti costitutivi della persona. Tutti quanti abbiamo un corpo fisico manifesto, che è quello che tocchiamo, che stringiamo la mano, che tocchiamo, che vediamo, è quello che anche è destinato a morire, no? A invecchiare e a morire. Sì. Però se io guardo una persona che dorme, no? Da lontano, e in realtà io non riesco a distinguere se quella persona sta dormendo oppure se è morta. Mi devo avvicinare. E che cos'è che distingue una persona che sta dormendo da una che è morta? Che quella che è viva ma dorme ha dentro, ben ancora adeso a sé, quello che si chiama il corpo eterico o vitale, ossia quello che presiede a tutti i processi vitali. Quindi quella persona, anche se non è cosciente perché sta dormendo, sta respirando, ha un colorito non cadaverico, quindi produce calore dentro di sé, ha tutti i processi della digestione, della riproduzione e così via. Quindi il suo corpo eterico, vitale, è quello che lo mantiene in vita, presiede tutti i suoi processi vitali. Sì. E questo è un primo corpo che ci accomuna anche al regno vegetale, mentre quello fisico ci accomuna al regno minerale. Se poi andiamo a guardare ancora un po' di più, noi abbiamo delle emozioni, no? Sì, siamo felici, ci arrabbiamo, esprimiamo giudizi, e quindi tutto questo mondo delle nostre emozioni, che viene anche descritto nella psicologia, ma tutta questa emotività fa parte della nostra anima o corpo astrale, e lo abbiamo in comune con gli animali. E come gli animali cosa fanno? Seguono il loro istinto, quando hanno fame vanno dove c'è il cibo, quando devono riprodursi vanno dove c'è un animale in calore. Noi, insomma, si spera che non corriamo dietro quando c'è l'istinto alla riproduzione come un animale, no, ma ci sono altri valori, altri ideali che ci coltiviamo dentro, e questi valori, questi ideali, questo principio di autocoscienza è il nostro io, che è il nostro elemento spirituale, la scintilla divina in noi, che solo l'uomo possiede. Gli animali non hanno un io individualizzato, un gruppo, però questo è un altro discorso. Ma perché dico tutte queste cose un po' lunghe anche? Perché in questi piani che abbiamo descritto, nel piano eterico, nel piano animico, astrale, ci sono, mentre nel piano fisico, dove sono io, tu non puoi essere, perché possiamo sovrapporre, no? O ci sono io o ci sei tu, c'è l'impenetrabilità. Invece, a livello di corpo eterico e corpo astrale, tutto è penetrabile. Okay? Quindi, quelli che sono i miei pensieri, i miei sentimenti, aleggiano in questo mare eterico, mare astrale che è sotto noi e anche intorno alla Terra, e tutto viene influenzato. Per questo, per esempio, l'importanza quando si va a dormire di non essere arrabbiati e di non andare a dormire vicino a qualcuno che è arrabbiato, altrimenti il suo corpo astrale, che lo Steiner descrive come tutto bulboso quando uno è arrabbiato, andrà a mescolarsi col nostro corpo astrale, che invece magari era tutto tranquillo e sereno, e lo andrà a influenzare. Questo già senza parlare di aggregati energetici, ma solo per come siamo normalmente. Quindi il mondo sovrasensibile, quello che noi normalmente non abbiamo a coscienza, è molto popolato e anche ci influenza in maniera veramente evidente. Questo come premessa generale.
Stata chiara? Molto chiara. Purtroppo ci arrivano dei messaggi, che ringraziamo tantissimo gli ascoltatori, che ci dicono, lo sento anch'io in cuffia, un fruscio, e quindi, come dire, sono un po' disturbati da queste cose importanti che ci stai dicendo. Ringraziamo il 488, dice buonasera, sto ascoltando i streaming, l'audio è un po' disturbato, ci sono rumori di fondo, buona serata, e anche un altro ascoltatore, l'840, che ci dice appunto purtroppo si sente un forte fruscio. Io, siccome sono cose molto belle e molto importanti, ci stai dicendo, tu Corrado riesci a chiamare col computer sì, della... Sì, secondo me potremmo provare a usare il collegamento Skype della radio, quindi adesso io lo attivo, però avremo per 1, 2, 3 minuti un po' un'interruzione. Ma intanto tu puoi continuare, anche Paolo ci dice conferma un forte fruscio. Allora... Roberto, tu riesci ad accendere il tuo computer e attivare Skype di nuovo? Sì, adesso lo accendo Skype. E tu devi provare anche tu. Sì, sì, io pure. Ecco, allora io adesso c'ho Skype. Io sto attivando quello qua della radio e... Eccoci qua. Adesso ti sta chiamando. Io ti chiamo e aspetta, no? Un attimo. Allora adesso facciamo senza il video, facciamo solo sì, c'è più connessione. Sì. Chiamata, adesso ti chiamo. E devo spegnere il telefono? No, puoi tenerlo. Sì, tenerlo acceso un po' finché non riesci a prendere la chiamata. Okay. Quindi adesso usiamo questi. Io ci sono. Benissimo, ottimo. Benissimo. Adesso chiudiamo la telefonata allora. Ok, allora. Oh, tutta un'altra cosa, tutto l'altro sì, mondo. Sì, no, ti sentiamo veramente molto bene adesso, Mi fa piacere. Sì, tutto l'altra realtà. Veramente. Ok. Buono Roberta. No, perché le cose che stavi dicendo sono molto importanti, quindi era un peccato avere questo disturbo forte. Bene. Allora, continuiamo. Bene. Allora, abbiamo descritto un attimo quello che è il mondo sovrasensibile a nostro strettissimo contatto, perché abbiamo parlato, senza andare a parlare delle sfere celesti, no? Proprio solo quello che riguarda noi persone, noi uomini e donne. Mm-hmm. E quindi tutti questa parte di noi che sono intorno a noi sono, dicevamo, estremamente popolate sia dai nostri pensieri che dai nostri sentimenti, sia da quelli di chi ci sta vicino. Mi sentite? Sì, benissimo. Sì. Stavo leggendo un messaggio leggeremo. Prego. Un messaggio di entusiasmo nei tuoi confronti, prego. Ottimo, mi fa piacere. E allora stiamo dicendo che, lo ripeto perché questo è un punto chiave, in tutto l'ambiente, chiamiamolo così, l'ambiente che ci circonda è influenzato da ciò che noi pensiamo e da ciò che noi proviamo come sentimenti, ma anche da quelli di chi ci sta vicino. Mm. Questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio perché penso ancora più immediato. A tutti noi sicuramente è capitato di entrare in una stanza dove ci sono altre persone, un posto di lavoro, un ambiente qualsiasi, e senza sapere cosa sia successo prima, percepiamo se c'è un'atmosfera che si dice plumbea, quindi pesante, o se c'è un'atmosfera leggera. Noi non, le persone sono tutte nella stessa posizione, magari sulla scrivania, eccetera. Non sappiamo cosa è successo, ma percepiamo nell'ambiente sensazioni diverse. E questo tutti quanti l'abbiamo di sicuro provato. Certo. Quindi vuol dire che c'è questa energia, chiamiamola così perché non abbiamo altra ricchezza di parole se non chiamarla energia, aggregati di energia che vengono determinati dai pensieri e dai sentimenti delle persone e che rimangono, aleggiano negli ambienti. A seconda della natura, che poi andremo magari a vedere un po' più nei dettagli se ne abbiamo la possibilità,
possono, di questi pensieri, di questi sentimenti, questi possono rimanere per poco tempo e quindi dissolversi in pochi minuti, oppure rimanere per tanto tempo e per vivere questi aggregati che non hanno una morale, questo è importante, non sono spirituali, okay? Sono energia messa insieme senza morale, quindi non pensano faccio il bene, faccio il male. Loro devono semplicemente, come tutti, vivere. Ma come vivono questi aggregati energetici? Devono mangiare e crescere e riposarsi e quando è la loro ora, appunto, dissolversi e morire. Come fanno a nutrirsi questi aggregati energetici? Vanno presso persone che sentono risonanti con il loro essere. Per esempio, se c'è un corpo di dolore, riguardante una particolare situazione, triste che si è creato, da una determinata persona, questo corpo di dolore risuonerà con uno che è stato il famoso moroso che lascia la ragazza, no? Che, come nei film, che poi perché dicono Anche questo? l'amorosa che lascia ragazzo in qualche modo, insomma. Sì, però nei film è più il moroso che Ah, lascia nei la moglie. film, sì, lui. E quanti film ci sono su questa cosa qui, in modo che tutti possiamo risuonare con quel corpo di dolore? O le canzoni strazianti di coppie di amori che finiscono, no? Quando finisce un amore, come dice appunto il titolo della canzone o il testo della canzone, quando finisce un amore, e la gente ascolta canzoni che li facciano, visto che siamo in radio, no? Che li facciano risuonare con quello stato d'animo. E Ma in loro lo realtà sanno stanno bene. Siccome è un nutrendo. concetto importante questo che dici del corpo di dolore, poi un po' ti interrompo un attimo, così definisci questo concetto di corpo di dolore, perché è un corpo in qualche modo, no? Di dolore. Allora, il corpo di dolore è l'aggregato energetico che si crea, che è in relazione, diciamo, al sentire, a quello che abbiamo chiamato corpo astrale, corpo animico, quello delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti. E in realtà si dovrebbe partire dal presupposto che non tutto il dolore che normalmente sperimentiamo è reale. Infatti, la maggior parte è un'illusione. Noi pensiamo di essere quel dolore, e invece proviene dal di fuori di noi. Noi ci impersonifichiamo con quel dolore, con quel sentimento e crediamo di essere quella cosa lì, ma in realtà è questo aggregato, questa energia, questa energia appunto che si è formata dal nostro dolore, che risuona col dolore di altre persone, che per nutrirsi alberga dentro di noi. E Pensa un po', quindi già ne abbiamo di nostro, no? sì. Cioè, questi qua, che fregatura, prendersi anche quest'altro. Vabbè. Sì, si dice che siamo un condominio, c'era la battuta che siamo un condominio, vedere chi di noi sta parlando in quel momento, ma questa, guarda, io quando l'ho scoperto ho avuto un momento anche di, non dico sgomento, ma quasi, nel senso che mi sono detta, ma cioè, accipicchia, ma allora come la mettiamo? Se qualsiasi, cioè, anche tutto il discorso dei doppi, che poi magari se volete cerchiamo di approfondire, c'è. Cioè, tu prima mi hai detto il cognome, e ecco, allora già lì il cognome in comune, c'ho il doppio ereditario che parla e il doppio culturale che parla, perché io sono figlia appunto dei miei genitori, quindi c'ho un doppio ereditario che mi porto e quindi nel mio essere c'è questo che viene dai miei genitori, che ne so, con mio papà il colore degli occhi sicuramente, o la somiglianza fisica, dico. Ma c'è il doppio culturale perché sicuramente al discorso antroposofia è lui che mi ha iniziato. E quindi questo doppio culturale che deriva dalla mia famiglia, dalle istruzioni che ho avuto, eccetera, influenza me
in questo momento sto parlandovi proprio di questo argomento che è figlio di un mio doppio Quindi il culturale. Per doppio, cui questo è un altro concetto importante, oltre ai corpi di dolore, il doppio è questo, diciamo così, apparato, anche questo, di culturali, di conoscenze, di atmosfere che vengono trasmesse, e quindi è un altro corpo, se vuoi, di guarda, il culturale o doppio genetico, oppure ambientale, non lo so. è particolarmente complesso il doppio. Te ne do un accenno per non lasciare cose in sospeso così. Il doppio nella nostra cultura è spesso anche definito come alter ego, ok? Quindi come una seconda personalità che si insinua in noi e cerca spazio in noi. A delle volte a me capita, non so, a te, a me è capitato, insomma, poi sempre meno, spero nella vita, però mi è capitato di fare un commento, di dire un pensiero, insomma, dire un qualcosa che poi alla fine dico, ma io questa cosa qua in realtà non è che la penso veramente, mi è uscita così, ma non è intimamente mio questo pensiero, Certo, ma è il certo. mio doppio che ha parlato al posto mio. Quindi tutti gli E del insegnamenti, doppio. tutti i modi di dire, i modi di fare, i modi di essere, si strutturano Ma in questa, diciamo così, per capirci, entità, questo essere sì. che è implementato nel nostro, insomma, no? Sì, la personalità, le abitudini, atteggiamenti, carattere, temperamento, sono tutte cose che fanno parte del nostro doppio, ma in realtà ci sono sette doppi che sono legati ai sette pianeti. Per Vabbè, cui è dopo una magari cosa tocchiamo anche lunga questo. questa. Intanto, sì, forse ti ho interrotto il filo delle egregore, non lo so, poi vedi tu, insomma, come No, procedere. eravamo sui corpi di dolore, ma Sì. guarda, in realtà non mi ha interrotto perché sono talmente tutti uno connesso con Ah. l'altro che va bene, che fluisca così va benissimo. E Bene, bene. quindi dicevamo, i corpi di dolore è questo aggregato energetico che risuona col nostro corpo astrale, col nostro modo di sentire, con la nostra anima. E che noi ci pensiamo di essere quel dolore lì, quindi ci identifichiamo con quel dolore, ma in realtà no, è un qualcosa che si sta nutrendo, si sta cibando delle nostre emozioni. Molto spesso noi ci identifichiamo appunto con i nostri pensieri, con le nostre emozioni, ma bisogna chiederci, sono veramente nostri? Oppure è qualche aggregato che si è infilato, è un doppio che sta E quindi sono parlando? come dei vampiri in un certo senso. O Sì, a me non sbaglio? piace questa cosa del vampiro, sono sincera. No, no, nel Non senso sono che molto. se sono questi esseri, cioè o queste forze che si nutrono di noi, li possiamo anche percepire, cioè concepire un po' anche come dei vampiri, ecco, o mi sbaglio? Ma il vampiro, no, tu non riesci a dissolverlo, almeno da quello, non sono esperta di vampiri, anzi, mi limito ai film di Dracula, ecco. Però dico da quello che è la mia conoscenza proprio basic, tu non puoi dissolvere un vampiro, no? Mentre tutti questi aggregati energetici, proprio questo è quello che poi io vorrei portare come messaggio, alla fine della nostra presentazione. Conclusivo, che noi possiamo tutti questi aggregati, possiamo amorevolmente, ci tengo a dire amorevolmente, dissiparli e mettere a disposizione l'energia che liberiamo per l'evoluzione dell'umanità. E quindi io penso che sia questa anche una bella differenza, insomma, che noi possiamo essere con la nostra. Con la nostra luce interiore e con il nostro amore possiamo veramente agire per il nostro bene, perché prima di tutto siamo responsabili di noi stessi, ma anche per l'umanità e per l'evoluzione del tutto. Per cui questo è un punto molto importante, secondo me. Noi possiamo avere un ruolo attivo in tutto questo. E allora, se dal punto di vista dei nostri sentimenti, abbiamo questi corpi di dolore che ci sarebbe tanto da dire. Si può fare riferimento ai testi di Eckhart Tolle, no? Sui corpi di dolore, il potere di adesso, tutti questi testi qui,
Ce n'è finché si vuole. E per studiare i corpi dolori io mi sono principalmente basata sui testi di Tolle, perché li descrive veramente bene, secondo me. E se ci spostiamo dal piano astrale dove abbiamo trovato questi corpi di dolori, ci spostiamo al piano eterico, vitale, quindi il pensiero, cosa troviamo? Le nostre amiche egregore. Quindi, che cosa sono le egregore? Le egregore sono appunto degli aggregati energetici, perché si crea dell'energia quando un determinato numero di persone, quando diverse persone si concentrano su un obiettivo comune, su un pensiero comune. Egregora contiene la parola gregge dentro. Quindi, quando le persone si concentrano su un pensiero comune, pensano qualcosa in comune, si crea un'egregora. Ci sono egregore molto semplici, tipo la famiglia, quando noi nell'egregore ci sono sempre delle ritualità. Quando noi nella famiglia facciamo i pranzi domenicali, i pranzi di Natale, tutte le ritualità che ci sono all'interno delle famiglie, noi stiamo nutrendo l'egregora della nostra famiglia. Ma anche la tifoseria per la squadra di calcio, per esempio, c'è l'egregora della squadra, di calcio. Quello che è importante. Che cos'è il potere di queste egregore? Noi, con tutti questi pensieri e anche sentimenti, perché si va sia sul piano appunto eterico vitale, ma anche con i sentimenti, tanti che pensano alla stessa cosa, si va anche sul piano astrale. Allora, tutti queste energie di pensieri, di sentimenti umani, indirizzati tutti verso una finalità comune. Sì. Cosa fanno? Vanno a influire sul sistema energetico che circonda la Terra. Questo è un punto importante. Quindi si crea questa formazione, questo punto energia astrale ed eterica che risuona con il corpo astrale ed eterico che la nostra Terra ha e con quello anche degli uomini che vivono sulla Terra. È Questo è un altro complessissimo, è esempio. veramente, stai aprendo un universo così complesso, Sì. che è affascinante, è difficile anche da, come dire, inquadrare, no? Però è bene piano piano così lavorare su queste conoscenze, insomma. E quindi perché si crei un'egregora, visto che l'argomento principale di questo intervento è l'egregora, affinché si crei un'egregora, un gruppo di persone deve avere una volontà unificata, un obiettivo comune. Ma scusa Appunto, che Roberta, abbiamo questo può detto essere che può anche essere. non coscientemente voluto, cioè uno, magari ci sono gruppi che si formano, non hanno consapevolezza che stanno formando un'egregora, però la formano, magari se il gruppo volutamente, coscientemente dice adesso formiamo anche un'egregora, quella sarà ancora più forte, presumo. Sì, sicuramente. Beh, io penso che prima che io ti dicessi 3 minuti fa che c'è l'egregora della famiglia, penso che, almeno io prima di leggerlo, non avevo mai pensato che quando faccio il pranzo di Natale sto nutrendo l'egregora della mia famiglia, non so tu. Per cui, Sì, no, 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 sono non lo tante pensavo, no. volte. Sì, non siamo consapevoli. In realtà, su questa cosa qui. Ci sono delle posizioni, per me un po' dal mio punto di vista, poi io non pretendo assolutamente di avere la verità in mano, però ci sono delle posizioni secondo me un po', diciamo, estremiste, ecco, nel senso che se vai a cercare informazioni su queste egregore, che poi si dice, puoi chiamarla egregor, egregora, singolare, egregore, plurale, insomma, ma alla fine sono sempre quelle. E la cosa interessante
e che c'è pochissima bibliografia, o meglio, ce n'è tanta, ma ci sono sempre le solite informazioni copiate e stracopiate in vari siti, che poi se fai una ricerca bibliografica più approfondita ti porta sempre più o meno agli stessi autori. C'è questo francese che si chiama... Ah, io non so bene, cioè non so il francese, quindi non so se lo pronuncio giusto. Alexandre Sintil, e, che alla fine pare che sia il super esperto di egregore, perché nei vari siti dove si parla di egregore, ma anche su articoli che ho trovato, adesso non voglio dire dove, come, quando, però insomma che ho trovato anche nel campo antroposofico, biodinamico, eccetera, riportate nelle varie newsletter, dove si parlava, sarà stato un anno fa più o meno, di egregore, sono andata a ricercare, 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 alla fine sempre si ritornava a questo Sintil, che magari le sa tutte. Però io sempre mi pongo cioè non do niente per scontato, non credo che uno solo perché l'ha detto lui Hai lo sia vero. spirito della vera ricercatrice, insomma, questo è Sì, bello. questo sì, ma anche perché c'è un altro aggregato energetico adesso, allora, visto che mi Ah, che stuzzichi, bello, dai. che si chiama Ombre, Ombra, Ombre, e Quale o in consiste Veneto in... ombre uno viene in mente qualcos'altro, però anche quello deve Sì, essere un egregora, ecco. penso. Ma secondo me ci sta, l'hanno indovinata. Sì. Perché? Adesso ti dico perché. Siccome c'è in vino veritas, no? Invece l'ombra è una non verità che a forza di essere ripetuta, la gente pensa che sia vero. Mamma mia, qua siamo Quindi... proprio nel pieno di questo impero delle ombre, eh? Eh sì, eh Ecco. sì. Per cui io non voglio cadere nelle ombre, che siccome Sintil ha detto questa cosa qua, di sicuro è vera, io non lo so, io mi pongo delle domande, vedo quello che con me risuona con il mio sentire e ti dico, lui è molto estremista, dice che tutti viviamo costantemente in egregore, che ne siamo coscienti o che non ne siamo coscienti. Ogni volta che c'è un rituale, e la religione sicuramente c'è, cioè la messa è piena di rituali, quindi siamo nell'egregora enorme, diciamo. Ogni volta che tu chiedi qualcosa a un'egregora, quindi la preghiera, un'intercessione, un pensiero, aiutami, tutte queste cose così. Poi l'egregora dice, ti presenta il conto, non dice che cosa sia sto conto. Io mi sono domandata, sì, vabbè, ma cos'è sto conto, no? Ma non l'ho trovato da nessuna parte scritto che conto sia. E dice addirittura che quando poi noi moriamo, e se siamo credenti, ci accoglierà la egregora della nostra fede. E se siamo atei, ci accoglierà l'egregora degli atei. Quindi non si ha scampo, secondo lui. Ma scusa Roberto, ma secondo te queste egregore allora sono tutte negative oppure possono anche avere un aspetto positivo? È giustissima la domanda che fai, anch'io me la sono posta. E io anche farei questa distinzione, se mi permetti. Io non sono così ferrea nella distinzione tra positivo e negativo, nel senso che mi è capitato per esperienze personali che nella vita cose che pensavo che fossero male, perché mi hanno causato dolore, perché ho fatto fatica ad accettarle, perché mi hanno dato sofferenza, perché non era come io avrei voluto, tutte queste cose così, a distanza di anni ho visto che invece per me erano state un bene. Quindi, poi certo che se uno fa appunto un rito satanico per far del male a qualcuno, insomma, difficilmente è un bene, no? Quindi, Certo, però se io sì. in qualche modo vengo a contatto, mi sfiora questa cosa. E anche se non l'ho cercata, sicuramente se io veramente credo
che Dio è un Dio di amore e che tutto è perfetto nel qui e ora, allora vuol dire che per me in questo momento è importante fare questa esperienza, capire perché la sto vivendo, trarne i miei insegnamenti per la mia evoluzione, ma il discorso bene o male, cioè se sono positive o negative, sono sempre bene o male due facce della stessa medaglia. Per cui io sul bene e male cerco di essere abbastanza elastica. È ovvio che poi davanti a certi comportamenti e certe situazioni faccio fatica, ok? Però cerco sempre, mi sforzo nel male di trovare sempre almeno un aspetto positivo, almeno un bene, e anche nel bene di trovare sempre almeno un aspetto negativo, male. Per esempio, che non ci si pensa mai, quando nella vita va tutto bene, in realtà per la nostra evoluzione è un male, perché non stiamo affrontando nessuno sforzo, nessuna prova per sviluppare nuove forze, nuovi talenti, eccetera. Ci assopisce quando va Certo. tutto bene, Eh nel sì. star bene. Andrà Ecco. tutto bene, come si Quindi il dice. discorso positivo, negativo, queste cose così, io lo prendo un poco con le pinze. Ma poi, scusa E Roberta, sì, tornando un c'è sempre po', l'esempio. tornando al discorso del Prego. conto, che presentano il conto, adesso non so se mi sono perso, ma Sì. dicevi che ti stavi chiedendo cosa vuol dire sta cosa, no? L'hai capita un po', questo fatto che loro presentano il Ma conto? no, io proprio per quello dico non sono d'accordo con questa cosa. Cosa vuol dire mi presenti il conto? Cioè, ma poi non lo trovo cristiano, nel vero senso del termine cristiano. Non credo, io credo veramente che poi, come insomma, ci viene descritto nell'antroposofia, quando noi moriamo, appunto abbiamo nei primi 3 giorni il nostro corpo eterico che si stacca da noi, quindi abbiamo questa retrospettiva di tutti i nostri ricordi e poi si dissolve la nostra memoria nella cronaca dell'Akasha, insomma in questo mare eterico, se ci sono delle abitudini, delle cose che non ho, che sono particolarmente forti, o un pensiero troppo materialista, creo comunque degli aggregati energetici che continuano ad aleggiare, vanno a disturbare le persone e anche me li ritrovo, come accennavo prima, quando ritornerò nella prossima incarnazione, me li ritrovo nel mio bagaglio perché devo scioglierli, devo fare dei miei passi evolutivi in merito. E poi sappiamo che finiti questi 3 giorni di retrospettiva, comincia a dissolversi il nostro corpo astrale, per cui dobbiamo percorrere tutti i pianeti. Anche lì, a seconda delle esperienze fatte, ci stiamo di più, ci stiamo di meno. Il tempo che noi stiamo a percorrere i pianeti corrisponde circa a un terzo degli anni che abbiamo vissuto, perché si mantiene quella relazione che c'è tra le ore di veglia e le ore di sonno, adesso che siamo vivi, no? Circa un terzo della giornata dormiamo, 2/3 siamo svegli e quindi si deve recuperare nel Kamaloka, appunto, in questo purgatorio. Il tempo si rispetta questo tempo, quindi un terzo della nostra vita, che sono gli anni che abbiamo dormito, e ci impieghiamo circa ad arrivare fino allo zodiaco. Poi ci si presenta il risorto senza giudizio, siamo noi che davanti alla perfezione del risorto diciamo forse è meglio che mettiamo a posto ancora qualcosina. Perché sì, quello che non ho detto è che durante questo Kamaloka tutti i sentimenti che abbiamo fatto vivere alle persone, agli animali, alle piante, sia sentimenti buoni che sentimenti di sofferenza, li proviamo su di noi in maniera amplificata. E quindi abbiamo queste cose, ci vengono mostrate dei ricordi, ci viene fatto sentire tutto quello che noi abbiamo stimolato come sentire negli altri,
ci arriva l'immagine, ci arriva il risorto davanti e quindi noi decidiamo che sia il caso di ritornare a mettere a posto qualcosa con una nuova incarnazione, ma senza giudizio. Per quello io non credo che poi l'egregora ci presenti il conto, perché lo vedo, se no affine a un Dio da Antico Testamento, vendicativo, eccetera, A eccetera, questo che io proposito, non credo che Roberta, sia. siccome mancano 7-8 minuti al primo stacco, io leggerei un messaggio dove si Sì. collega anche questo qua. Tanto il primo Bene. di Giovanni Forte, che ringraziamo. Giovanni, come stai, Giovanni Forte? Che è tantissimo che non ti sentiamo, vero Corrado? Appunto, sì, oggi si è ripresentato, sì. Che ci fa piacere, ma Sì. lui però ci C'è questo. tende, ci tende. Sì. In dialetto, ci tende. Sì. Allora dice: buonasera, ben ritrovati Elio e Corrado. Seguo Enzo Nastanti da qualche anno con grande stima e ammirazione per l'inestimabile contributo alla conoscenza dei mondi spirituali e al compito evolutivo dell'umanità. Stasera ascolto per la prima volta Roberta e scopro che è la stessa capacità di missione del papà. Seguo con attenzione e in interesse. Ancora una volta avete centrato l'obiettivo con la svelta degli ospiti e degli argomenti. Grazie Gianni Forte. Poi lui ci dice ancora, quando stavi parlando, ancora prima il messaggio, ancora di qualche minuto fa, dice: vengono in mente Los Voladores di Castaneda, dice Gianni Forte, no? Magari forse tu li conosci, Roberta. Poi dice: corpo di dolore alimentato da certa cultura cattolica che si è affermata sotto la croce e che vede nella sofferenza l'espiazione piuttosto che una possibilità di redenzione. Bellissimo questo. Sì, infatti hanno, come dire, creato questo aspetto più della morte che non della resurrezione. E poi dice ancora Giovanni Forte: se ho capito bene, perché la forma è energia egregora, agisce soprattutto dove trova una capacità ricettiva. Se c'è coscienza e presenza, si dovrebbe evitarne l'influenza. È giusto? Quindi Sì. Sì, pone una domanda lui. penso Sì, che. Cosa dici, Roberta? sicuramente Giovanni, complimenti perché sì. E sia per il discorso della croce, io ai miei figli ho tre figli, quando erano piccoli dicevo sempre: sì, va bene, festeggiamo Natale, ma nati siamo tutti e morire moriamo tutti, e Pasqua che dobbiamo festeggiare perché solo uno è risorto, no? E invece in chiesa abbiamo dappertutto questi crocifissi che anche ai bambini fa impressione, no? Vedere invece di percepire la gioia della risurrezione, della possibilità della rinascita, fermarsi lì, quindi sono totalmente, ma non solo il corpo di dolore della crocifissione, ma anche il concetto di peccato, Concetto di peccato che è propriamente cattolico, Infatti, scusa, ne sicuramente. approfitto, poi ti lascio. Dice infatti Franco, che ringraziamo, dice: cosa dice la Bibbia della malattia? Per discolpare Dio del male si accusava l'uomo. Le malattie diventano così il castigo di Dio per i peccati degli uomini, come insegna la Bibbia. Non giunge al giusto alcun malanno, gli empi invece sono pieni di male. Chi pecca contro il proprio creatore cade nelle mani del medico. Sì, beh, qui è un po' complicato. Beh, se si vuole, dopo lo stacco, se si vuole, si può affrontare l'egregora della malattia, se si Ah, vuole. interessante, interessante. Faccio l'appunto, sennò poi mi dimentico, perché io ho E per l'egregola della concludere sulla dimenticanza. Giovanni, volevo dirgli sì, che la nostra coscienza è quella che ci permette, noi abbiamo l'io, siamo dotati di io, ci caratterizza, e proprio per questo anche sono contenta di parlare questa sera con voi per portare coscienza, che deve essere sempre per me fondamentalmente unita all'amore, non solo la testa, ma. No, no, noi ringraziamo te, è bello questo sentirti, perché anche c'è questa bella qualità, diciamo, di voce che ci dà così anche energia, insomma, quindi ti ringraziamo. Allora, sì, mancano 3-4 minuti, quindi ti lascerei un po' andare avanti se hai qualche commento ancora di questi interventi. Sì, Poi volevo ci... un Ah. attimo. Prego. Sì, allora mi interrompi tu quando vuoi, Elio. Volevo ancora dare alcuni dettagli su sta egregora Sì. e quindi dire la potenza di un'egregora dipende dalla somma di energia dei membri che l'hanno prodotta. Quindi finché c'è un'egregora familiare, le nostre famiglie non sono più numerose come quelle di una volta, la potenza di un'egregora di una famiglia normale, non una famiglia magari
come sono quelle dei clan, ecco, non un clan, ma una famiglia nostra, normali, sicura ha una potenza piccola, mentre quando si parla di religioni, allora, quando ci sono centinaia di migliaia di persone che seguono gli stessi rituali e si adoperano per lo stesso pensiero, per lo stesso sentire, allora quell'egregora è assolutamente molto molto potente. Okay? E quindi anche lì io distingo sempre la religione dalla spiritualità. Per me sono cose diverse. Certo, certo. La religione per me è creata dagli uomini, la spiritualità è appunto il nostro collegamento con l'aspetto divino o col mondo dello spirito. Certo. Ecco. Ecco. Quindi guardiamo un po' l'ora. No, io avrei una domanda dopo magari, cioè quando noi diventiamo coscienti di un'egregora, e questa diventa meno influente su di noi? Cioè, come cambia il nostro rapporto con l'egregora quando diventiamo coscienti di essa? Ottimo. Allora, per me c'è da fare anche un piccolo passaggio in mezzo, ossia riconoscere l'opportunità che ci viene presentata attraverso l'egregora, l'altro corpo energetico, per capire qual è il mio, chiamiamolo tallone d'Achille, perché è entrata in me, cosa mi può far vedere di me che posso migliorare. E quindi se ne prendo coscienza non avrà più questo potere che aveva prima su di me, perché ormai la conosco, la smantello, diciamo. Ma soprattutto devo fare un lavoro, perché ciò sia veramente vero, ecco, devo fare un lavoro di capire perché io mi sono aperto a questa egregora, quale virtù posso sviluppare per bilanciare magari un difetto attraverso il quale si è interessante. Ascolta, siccome mancano una ventina di secondi, quindi sviluppare una virtù una volta preso coscienza dell'egregora, quindi è sempre un bel lavoro da fare, insomma, no? E quindi non siamo disoccupati. Quindi c'è sempre da essere presenti sul pezzo. Allora, ascolta, pochi secondi, tu rimani collegata, c'è lo stacco pubblicitario, facciamo un
E torniamo in diretta, ricordiamo la trasmissione del lunedì, appunti di antroposofia del mondo altro. Per chi vuole intervenire, ricordiamo il numero per gli SMS, il 334-710-2672, e che la registrazione della trasmissione sarà postata sul canale Kellios, con la K di Telegram. E dovremo avere, io spero, ancora in contatto Roberta Anastati, ci senti? Certo. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Tu hai una bella voce energetica. Sì. Continuiamo col tuo excursus. Io ero rimasto colpito all'inizio quando hai parlato che anche i defunti possono creare, non ho capito male, delle egregore. Poi magari toccherai, se potrai, se vorrai, questo aspetto. Ti lascio andare avanti. Scusa, una precisazione. Il defunto non può creare un'egregora. Il defunto crea tre tipi di aggregati energetici, ma non l'egregora. L'egregora è dei vivi. Ecco, allora, vuoi, visto che così abbiamo parlato di questo, puoi dirci già qualcosa su questo? Sì, ok. Allora, ricordo anche un attimo, sempre perché è importante ricordare questo, che questi aggregati energetici non hanno un io individualizzato, non hanno una morale, ma si muovono per simpatia e antipatia, ossia vanno dove sentono un ambiente con cui risuonano. Quindi ciascuno di noi, quando pensa, parla, senza essere propriamente collegato con il proprio io superiore, ma dà spazio ai suoi sentimenti, forme mentali, luoghi comuni, insomma, cliché, tutte queste cose, crea un ambiente che risuona con un determinato aggregato, che può essere un corpo di dolore, un'egregora, o un'ombra, che abbiamo detto che è una falsa verità che a forza di essere ripetuta tutti pensano che sia vero, e così si apre la porta alla loro manifestazione. Questo è importante dirlo, non hanno un io, quindi non hanno una morale, loro pensano solo a star bene, in salute. Quindi i defunti possono creare questi aggregati, allora? Sì. E quindi abbiamo visto quelli che sono gli aggregati creati dalle persone in vita, ossia i corpi di dolore, le egregore e le ombre, ma ci sono anche degli aggregati creati dalle persone post mortem. Abbiamo prima detto a grandi linee, no, che quando moriamo, appunto, il nostro corpo fisico va incontro alle leggi del corpo fisico, che sono frantumazione e disgregazione, ma invece per quanto riguarda il nostro corpo eterico abbiamo detto che ci impiega circa 3 giorni a distaccarsi dal nostro corpo fisico, e quindi si presenta la visione di tutta la nostra vita a ritroso. E a questo punto c'è poi il distacco dell'io, del corpo astrale dell'io, e il corpo astrale, in questo suo processo di distacco, ripercorre tutti i pianeti per quello che nella nostra cultura è chiamato purgatorio, e invece, secondo la scienza dello spirito, comunque in sanscrito, il Kamaloka. Nel periodo del purgatorio, quindi è un periodo di purificazione, abbiamo detto che noi ci rendiamo conto di tutto ciò che abbiamo pensato, creato come pensieri, creato come sentimenti, veniamo messi a confronto con l'immagine del risorto, e quindi scegliamo di tornare a mettere a posto un po' di cose. Certo. Ma cosa succede? Cosa succede? Che se io ho avuto nella mia vita sono stata preda di grandi passioni, di grandi brame, a livello proprio di sentire, di emozioni, o di cosa possiamo dire, o anche, appunto, sono stata un alcolista, insomma, ho avuto delle dipendenze, allora questa fa fatica a dissolversi. Oppure, come abbiamo accennato prima, ho avuto dei pensieri estremamente materialistici. Questi fanno fatica a dissolversi e si formano quelli che vengono definiti o gusci o cadaveri. Li trovi in entrambi i modi nella bibliografia. Quindi sono
dei gusci o dei cadaveri che possono essere formati dalla componente sottile dell'individuo quando muore. Alcuni che sono più meno forti, diciamo così, si dissolvono presto senza problemi. Altri invece rimangono a livello lunare in attesa che la persona che sono stati creati, da cui sono nati, insomma, torni a incarnarsi per poter poi di nuovo far parte del corpo astrale di questa persona quando torna. E si parla di, appunto, di gusci relativi a brame, istintualità più basse, più animalesche della persona che in vita non è riuscita a superare. Superare. Ah, ecco. E, o anche, magari anche passioni, non così, e comunque la persona non è riuscita a trasformare quando era in vita. Ah, quindi sono sempre esiti comunque di quello che abbiamo fatto in vita presente qua, insomma. No, perché io avevo capito che anche le anime dei defunti, insieme, si mettono insieme e creano degli aggregati loro, capisci? Avevo un po' avuto questa idea. Invece sono cose che No. lasciano, sono come che i loro corpi sottili lasciano, giusto? Sì, che lasciamo noi, Sì, sono gli ciascuna. esiti di questi comportamenti che abbiamo avuto, pensieri, sentimenti, emozioni, e non come avevo pensato io, che magari più anime dei defunti si mettono insieme, sono lì, non sanno cosa fare, e creano degli aggregati con pensieri e atteggiamenti animici nuovi, per dire. No, invece no, ho capito male io. Io in tal senso non ho trovato niente, non escludo che magari possa esistere, magari tu sai, percepisci qualcosa che io non ho trovato, può essere anche, dicevo prima, non pretendo di avere Beh, tutta la in verità, io effetti, non ho ricordando quello trovato. che dice Rudolf Steiner, quando persone fanno una vita estremamente materialistica, di là vivono degli impulsi distruttivi. E quindi, in certo senso, questo aspetto c'è, insomma, perché queste persone che hanno avuto atteggiamenti di un certo tipo qui in vita, se le riportano di là e insieme creano degli impulsi distruttivi verso l'umanità. Quindi, in certo senso, ci sta, insomma, adesso non vorrei Però così. io non ho trovato che si mettono insieme, che fanno comunella, ecco, che si organizzano. Ma penso che ci sia Nel la senso. legge dell'attrazione anche No, lì, nel senso della simpatia e potrebbe. antipatia. Sì, se posso dire una cosa, io ho sempre avuto un po' questo pensiero che i fenomeni climatici distruttivi che sono aumentati negli ultimi decenni potrebbero essere causati da tutti questi milioni e milioni di defunti supermaterialisti che solo in questo periodo storico dell'umanità esistono. Dalle indicazioni di Rudolf Steiner sappiamo che questi poi nel mondo astrale esplicano azioni distruttive, e siccome c'è un collegamento tra i fenomeni atmosferici e il corpo astrale, può darsi che la loro astralità materialistica, che quindi diventa distruttiva, si scarichi proprio sui fenomeni atmosferici, e quindi abbiamo bombe d'acqua oppure ondate di calore eccessive, eccetera. Questo è un pensiero che ho avuto, ecco, poi non so quanto possa essere vero. Beh, però, diciamo, dalla scienza dello spirito ci dà queste indicazioni che hai ricordato, quindi indubbiamente c'è una sovrapposizione di dinamiche, c'è cioè che veramente lascia sgomenti, no? Perché riuscire a distinguere, a capire cosa dipende da una o dall'altra cosa, perché le bombe d'acqua dipendono da delle scie chimiche che concentrano, no? Beh, è una L'umidità, insomma. teoria. Io ritengo che invece forse sono le, perché dall'antroposofia sappiamo che le anime umane hanno una forza incredibile. Sì. Quindi i defunti hanno delle forze veramente incredibili, ecco, che noi, e forse anche questo discorso delle scie chimiche, forse anche questo è una forma di Però io materialismo. Però adesso noi stiamo sì. deviando e stiamo Non togliendo. farmi negazionista delle scie chimiche, se no non ti evito più. Guarda, mi... No, adesso Dai, dai. diamo la parola Roberta all'ospite che Anastati, sì. sì, scusa, ci scusiamo. No, Ricordiamo vai, sempre il tema, che sta portando interessante. Roberta Sì. Anastati, appunto, egregore e aggregati energetici che influenzano la nostra quotidianità. Grazie Roberta. Allora ti lasciamo andare avanti con la tua trattazione.
Perfetto. E, allora, visto che stiamo parlando di persone che sono state molto materialistiche nella vita, mi sembra che sia questo, per quello che ciò che io ho studiato, queste persone che durante la vita sono appunto molto materialistiche, hanno pensieri, azioni tecnico-materialistiche. Queste non riescono a essere digerite dall'anello eterico-cristico, dal corpo eterico della Terra, che circonda la Terra, e si presentano nella vita come fantasmi. Io ho questo quello che ho trovato in bibliografia. E lo stesso vale anche per quanto non si è riusciti a trasformare nella vita che si è conclusa come abitudini e temperamento. Allora, scusa Roberta, perché qui introduci un altro concetto importante, i fantasmi, no? Che noi abbiamo un po' nell'iconografia, così il fantasmino, che magari se vuoi dirci qualcos'altro su questo che è interessante. Infatti volevo parlare un po' dei fantasmi perché, guarda, io sempre cose terra a terra, il film Ghost, che noi quando eravamo giovani abbiamo visto sicuramente più volte, e secondo me le persone che hanno realizzato, insomma, questo film hanno fatto degli studi molto approfonditi, si sono basati su, cioè ho trovato molto corrispondenza con la bibliografia di quella che è la rappresentazione lì del buono, cioè del protagonista che era buono, invece quello che l'aveva poi fatto uccidere, non so, che come si è risolto. Insomma, io vi consiglio, se avete l'occasione, di rivedere il film Ghost, proprio per vedere cosa succede quando moriamo, perché secondo me lì hanno proprio Azzeccato un po'. centrato tutto. Sì. E quindi torniamo alle nostre persone materialiste. Allora, dopo la morte, insomma, alcune parti del nostro corpo eterico vitale non si dissolvono completamente perché appunto sono troppo legate al materiale, no? La persona non ha sviluppato un adeguato pensiero, un'adeguata accoglienza verso la spiritualità, ma si è fermata solo al piano fisico manifesto materiale. E quindi nelle persone che sono state molto materialiste, quando vengono a mancare, sopravvivono a livello energetico, le parti del corpo che vanno a formare una massa eterica simile a un mucchio di lana grezza, in tali agglomerati eterici penetrano delle entità e si formano così i fantasmi o gusci eterici, perché appunto i fantasmi o gusci eterici sono relazionati al mondo dell'eterico, quindi al pensiero, alle abitudini, okay? Mentre se si considera il piano astrale delle persone defunte, cioè quello che non hanno sviluppato, sono più legati appunto alle passioni, alle brame, eccetera, e parleremo di larve, ma ne parliamo dopo di larve, che sono simpatiche le larve, sono quelle che non ci fanno smettere di fumare quando si vuole smettere di fumare, per esempio, perché c'è la larva che si infila e ti fa venire voglia di continuare a fumare o bere o quel che è, insomma, con tutte le dipendenze. Quindi queste entità, questi fantasmi che si sono creati, usano i ricordi degli esseri umani a cui apparteneva quel cadavere di corpo eterico e rimangono nei pressi dei luoghi in cui ha vissuto quell'essere umano e anche presso i parenti ancora in vita, il fantasma. È Dimmi, dimmi. sbagliato parlare di spirito errante o ancora legato alla materia, si tratta invece proprio di questo guscio eterico dell'individuo, che siccome sente affinità particolare o verso la casa o dei suoi abitanti, riesce a mantenere
intatta la sua struttura e quindi ripete alcuni gesti che contraddistinguevano chi ha creato quel fantasma. Per quello magari si vede che, ma comunque anche nella tradizione, no, che il sentire il ciabattare nei corridoi dei fantasmi o che ripercorrono sempre quegli stessi ambienti, eccetera. Quindi è qualcosa di non dissolto a livello di eterico, perché è troppo grossolano, troppo materialista per sciogliersi e dissolversi nel mare eterico. Sì, questi sono i fantasmi. Sì, mi sono perso perché leggevo il messaggio, ma dicevi che in questo groviglio di lana si inseriscono delle entità, dicevi, no? Sì, sono delle, appunto, sono i fantasmi. Però non sono il defunto, sì. Queste entità che si incarnano in questi grovigli eterici, diciamo, non sono il defunto. No, è importante non confondere i fantasmi con i defunti. Eh sì. Perché il defunto nel defunto l'io è presente, ok? E può manifestarsi per chiedere aiuto, per esempio, perché magari non vedono la luce. E quindi, ad esempio, si può aiutare il defunto indicandogli la luce del Cristo risorto, invitandolo a seguirla e donando a questo defunto anche la nostra luce e il nostro amore che abbiamo sviluppato in questa Tipo esistenza. la Quindi, lettura per i defunti che dice lo Steiner, tipo. Sì. sì, sicuramente sì. Quindi non vanno confusi i fantasmi, gli spettri con i defunti, Certo. perché Ma i queste defunti, entità che si ripeto, inseriscono, hanno un io. queste entità che si inseriscono, Chi sono? chi sono, dove vengono, voglio dire, sono sempre altri esseri che hanno fame e sete, insomma, non so. Sì, sono questi aggregati di forze che si insinuano. Poi sicuramente, forse questo che è la tua domanda, possono assumere delle connotazioni per quelle che sono magari anche le famose forze del male dell'antroposofia, quindi possono avere una connotazione più luciferica, più arimanica o più asurica. Per esempio, quando cominciano in genere sempre con la luciferica e quindi c'è il giudizio, è molto più facile secondo me l'esempio con il corpo di dolore. Io penso di aver subito un torto, che non è detto, magari è semplicemente un malinterpretato, magari penso, ecco, che tu mi abbia detto qualcosa che mi abbia guardato storto, anche se non ci vediamo, e quindi sono rimasta male, ho un corpo di dolore in questo momento. Allora comincio creando separazione, Lucifero, giudizio, quindi creo la mia pelle, mi separo da te, non c'è più una comunanza, ma crea una divisione, quindi comincia l'azione luciferica che giudica e quindi dice: ah, guarda quello lì che è antipatico, ha fatto così, ha fatto colà, eccetera, eccetera, magari su qualcosa che non è vero, ma che io ho mal interpretato. Dopodiché mi arrabbio, mi sale la rabbia e quindi entra un aspetto più arimanico, no? In questo mio corpo di dolore mi arrabbio e continua a salirmi la rabbia. Ecco, ho visto lui così, lui colà. Allora la prossima volta faccio anch'io, anzi, adesso gli faccio subito anch'io qualcosa. E quindi da vittima divento carnefice, ti voglio fare anch'io soffrire come tu hai fatto soffrire me. E magari, ripeto, era solo un malinteso. Quindi voglio portare alla distruzione, quindi Asura sin nulla, no? La distruzione. E quindi ripercorre sempre, se io non prendo coscienza prima, ma Roberta, aspetta, magari hai capito male, no? Sei sicura che sia così? Chiarisci, porta luce, porta dialogo, porta amore, no? Invece no, se continuo con il mio
Rovello. Punto di vista e basta, sì, porto avanti questa cosa, quindi distruttiva. Magari anche dico, speriamo che anche qualcun altro sia rimasto così, così ci alleiamo, facciamo, gliela facciamo pagare meglio, insomma. Quante ne facciamo di queste cose nella politica? Ascolta, purtroppo il tempo si sta sciogliendo, ascoltandoti, e siamo arrivati quasi addirittura di arrivo. Ti leggo due messaggi, a proposito di energia, dici: una notte svegliandomi ho sentito un'energia che si allontanava dalle mie spalle, ho sorriso ricordandomi che Steiner ha detto che le entità di notte si avvicinano dolcemente a noi. Luisa, grazie Luisa. E poi c'è Maura, che ringraziamo, dice: che piacere sentirti, cara Roberta. Che ne dici di una trasmissione qui che tratti degli animali in relazione a questi tempi e ai loro umani di riferimento? Un caro abbraccio da Maura. Non è una brutta idea di fare anche una trasmissione sugli animali, non so se tu te la senti con noi di fare questa cosa. Noi non siamo degli animali già di nostro. No, io ero Corrado, no, Corrado è un iniziato. Io. Sì, gli animali sono il mio pane, per cui ma si potrebbe fare una trasmissione, magari dopo la accordiamo bene, è una cosa che possa essere così attrattiva anche sugli animali. Bene. Volentieri. Ascolta, volentieri. Cosa dice Luisa? Che e poi dovrebbe salutarti, purtroppo. Sì, io vorrei, ringrazio la Luisa, sono in linea con lei, anche a me è successo di sentire alle mie spalle una presenza e ho detto oh mio Dio, e poi ho detto Roberta, di che ti preoccupi? Ecco. E gli ho sorriso e si è sciolta così. Sì. E volevo però portare in quest'ultimissimo momento, prima di chiudere, veramente questo pensiero di portare luce e amore in tutto questo mondo. Può spaventare perché è tanto, perché è complicato, e se qualcuno ha piacere c'è il testo, ma senza vincoli ovviamente, è reperibile sul sito Dimensione Eureka, ma è importantissimo veramente portare coscienza. La luce dissolve le ombre e attraverso l'amore possiamo veramente trasformare. Quindi questo è il mio messaggio principale in tutto questo: non stare nella paura, ma nella luce e nell'amore. Bellissimo. Grazie. Bellissimo Roberta, veramente. Grazie. Questo è veramente un balsamo. Allora, ricordiamo che il tuo lavoro fatto con altri è Le Catene Inconsce, loro accettazione e trasformazione per il cammino verso la libertà, che tra l'altro è partito un gruppo di studio su questo testo, mi dicevi quando ci siamo sentiti telefonicamente per preparare la trasmissione. Sì, sono rimasta sorpresa. È rimasto questo testo, l'ho scritto io, ma è frutto di un lavoro appunto di gruppo di 4-5 donne, adesso non mi ricordo esattamente, cioè so chi sono ma non le ho contate, ed è rimasto, si vendeva, ma insomma niente di tale. Poi invece quest'anno ha avuto un exploit, cioè a Varese, questo gruppo di studio di persone che sta continuando a crescere, tra l'altro, che proprio studiano questo testo e mi dicono che sono molto contenti, quindi li ringrazio. Allora Roberta, siamo noi che ringraziamo tantissimo te, è volato veramente questa ora e mezza. E sì, proprio. Ecco, speriamo allora di averti ancora in futuro. Ecco, perché c'è anche un altro messaggio di Daniele che ringraziamo, dice: cosa ne pensa vostro ospite in merito a certi quotidiani che incolpano della trasmissione del Covid gli animali, no? Sono animali quelli che diffondono queste notizie, vabbè, insomma, a parte questo. Lì è un'ombra. È un'ombra quella lì, è un'ombra, una falsa verità che a forza di essere trasmessa uno pensa che sia vera. Questi ne hanno bevuto troppo di ombre comunque. Vabbè. Sì. Roberta, grazie mille, un abbraccio, grazie. E allora alla prossima parleremo di animali, ci dirai poi tu come impostare la cosa. Bene, buona vita, grazie. E grazie ancora. Grazie. Un abbraccio a tutti, grazie, ciao. Ciao.